Vai. Salve a tutti, sono Alessandro Ciceri e sono qui per parlarvi un po' di Alan Moore. Alan Moore, classe 1953, è uno dei più importanti, forse il più importante, scrittore di fumetti in lingua inglese. Nato in Inghilterra, sarà poi insieme a Frank Miller uno dei principali innovatori, rivoluzionari personaggi del fumetto di oltreoceano, di fumetti americani. Alan Moore ha un passato, una gioventù molto travagliata, espulso da scuola per spaccio di droga, insomma, una vita molto, molto turbolenta. Inizierà molto giovane a scrivere fumetti, a collaborare ad alcune riviste come 2000 AD e Doctor Who, pubblicando delle piccole storie di fantascienza, come quelle che vediamo ad esempio qui. In Italia sono state raccolte in diverse antologie, abbiamo qui per la Magic Press Futuri Incredibili e Tempi Contorti, ma in questo periodo realizzerà tantissime altre storie, la ballata di Allo Jones, Dr. Quinch, Skids, tutte storie di fantascienza, la maggior parte sono appunto storie brevi, che però gli permetteranno di iniziare a farsi conoscere anche dalle grandi case americane, per cui inizierà a lavorare su progetti quali Marvel Man e Capitan Britannia per la defunta Marvel United Kingdom, che gli permetteranno appunto di farsi conoscere. C'è da dire che però tutte queste produzioni sono sicuramente produzioni minori. Il grande successo arriva con V for Vendetta, che è sicuramente il suo più grande capolavoro di questo primo periodo inglese, da molti considerato forse il suo più grande capolavoro. A mio avviso risente un po' dell'effetto rispetto ad altri fumetti suoi più maturi, quali Watchmen, risente un po' dell'effetto che avevano ad esempio lavori quali Orizzonti di gloria di Kubrick rispetto al 2001 Odissea nello spazio, ovvero storie molto complesse, compatte emotivamente, ma che essendo state fatte in momenti più giovanili, non hanno ancora quella perfezione tecnica e stilistica che avranno le sue opere più mature. V for Vendetta, ambientato in Inghilterra, nella sua Inghilterra, è ambientato in un futuro in cui il nazismo ha vinto la seconda guerra mondiale. Ci troviamo quindi in questo scenario caro ad autori come Orwell, in cui c'è una dittatura di stampo fascista alla Fahrenheit 451, alla 1984, e c'è questa figura di cui non sappiamo il nome, che si aggira per le strade di questa Londra assoggettata al potere, con indosso una maschera di un rivoltoso, di un anarchico dell'Inghilterra del passato, ed è un messaggero di libertà e di anarchia contro questo governo opprimente oppressivo. Già da questa prima grande opera di Alan Moore possiamo andare a vedere uno dei suoi tratti essenziali, i suoi tratti caratteristici, che è quello dell'innovazione. Ogni storia di V for Vendetta è diversa dalle altre. Questa è una cosa che ricorrerà tantissimo, ricorrerà in Swamp Thing, ritornerà in Watchmen, ritornerà in tutte le sue opere, anche quelle più recenti. Il voler sempre cambiare, non voler mai fare qualcosa di uguale a se stesso, non volersi mai ripetere. E fu proprio grazie al grande successo di questa serie, che nasce come serie regolare, che gli permise poi di essere chiamato oltreoceano ad andare a lavorare per la DC Comics. Di recente i registi di Matrix hanno anche tratto un film da V for Vendetta. Sarà il primo di una lunga serie di adattamenti che gli autori hollywoodiani hanno scoperto dalle opere di Alan Moore. Va bene, per oggi abbiamo fatto una prima introduzione, andremo poi nelle prossime puntate ad analizzare altre opere di Alan Moore. A presto.